Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento dedicato ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Siamo in Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze, dove si è da poco conclusa l'ultima seduta del Consiglio regionale, appunto toscano, del 22 dicembre. Un consiglio molto importante che si è svolto attraverso l'arco di 2 giorni e che ha visto l'approvazione del bilancio. Vediamo il sommario. Bene, come detto e visto, il bilancio regionale è ovviamente l'argomento principale. Tra l'altro si registra, come vedremo nelle immagini e nei commenti, anche una protesta abbastanza clamorosa del centrodestra riunito per l'occasione. E ovviamente sentiremo, come sempre, sia i pareri della maggioranza che della opposizione consiliare di un bilancio che vede al suo interno numerose voci, un bilancio che, come affermano, e sentiremo anche questo, gli esponenti della maggioranza, non prevede l'aumento della tassazione per i cittadini, una cosa dunque molto importante. Andiamo a vedere. Ma sono molto contento, devo dire che vi erano state anche discussioni comprensibili fra i partiti sui giornali, ma l'esito del voto il 22 di dicembre, quindi ancora con alcuni giorni davanti per arrivare al 31 di dicembre, quindi a testimonianza di una serenità di clima e di costruttività che si è determinato, su cui io ringrazio maggioranza, opposizione, mi ha dato molta soddisfazione. Un bilancio che, se lo dobbiamo definire in poche espressioni, è nella sua parte corrente un bilancio sobrio, perché è il momento di non esagerare nelle spese, ma invece di mantenere un contenimento, non tagli, ma sobrio, e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forte capacità di investimenti. Sobrio nella parte corrente, dove abbiamo rimesso un po' tutte le poste sui disabili, su quello che è la socialità e quindi le persone meno abbienti, sulla possibilità di guardare anche a quello che sono voci di spesa che in qualche modo rendano l'uscita dalla crisi pandemica con il gruppo, tutti insieme, e non creando e accentuando le disparità. Ma contemporaneamente un bilancio con investimenti molto consistenti. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo la tranvia Bagnaripoli, 70 milioni che abbiamo messo. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo opere di difesa del suolo per circa 80 milioni, comprensive poi anche di quello che è il contrasto a interventi di erosione sulla costa. Avremo, grazie a questo bilancio, 60 milioni sulla sanità, ulteriori a quelli che sono le risorse dei fondi strutturali e del PNRR. Ma avremo anche sulle riqualificazioni urbane 15 milioni che aiuteranno agli interventi di qualificazione nelle singole realtà della Toscana, 55 milioni sullo sport, dove concentreremo l'attenzione sulla possibilità di supportare, l'anno scorso l'abbiamo fatto per 56 comuni, altrettanti comuni dei 273 della Toscana, inizieremo la politica della costruzione dei centri sportivi Pegaso. Il primo impianto Pegaso sarà la piscina di San Bartolo a Cintoia, proprio qua a Firenze, ma che avrà un'utilità regionale. Circa 15 milioni su interventi nella strutturazione della cultura e naturalmente sulla scuola, dove ci sono 12 milioni, ma sono complementari a quegli interventi, addirittura 33 interventi scolastici per una cifra superiore a 70 milioni che derivano dal fondo di coesione. Quindi un piano concentrato sugli investimenti e che in modo equilibrato regge quello che vuole essere una spesa corrente che io ho definito non di tagli, sobria, perché naturalmente i tempi che viviamo ci portano soprattutto a concentrare il nostro impegno sulla sanità. E siccome per la Regione Toscana il Covid significa circa 600 milioni l'anno, la spesa per gli operatori, per le assunzioni, per l'affitto dei circa 90 hub, per le USCA, per quello che sono gli interventi di acquisto di dispositivi, è evidente che il nostro bilancio nella parte corrente non poteva che essere frutto
di una mediazione, di un equilibrio. Il fatto che sia stato votato con forte convinzione dalla maggioranza, ma anche nell'opposizione, ha vissuto un clima costruttivo, a me dà grande soddisfazione. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda: la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle sagre, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge Mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo, in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visione. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana. E ancora una volta, a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. Bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico, Italia Viva, insieme al proprio governatore Giani, dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, era la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria, per arrivare a fare interventi a favore dei comuni, sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante. Noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono, anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. Quindi andava adottata molta cautela, in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati. Ecco, per noi questo modo di procedere con marchette territoriali non è assolutamente condivisibile e in tutto questo, in queste sforbiciate, in questo grande pasticcio, purtroppo rischiavano di rimetterci i più deboli.
Si è cercato di correre a ripari in corsa mettendo appunto delle risorse, ma diciamo che non c'è anche in questo caso la vera consapevolezza, a nostro avviso, che sul fronte delle politiche sociali molto di più debba essere fatto, di fronte a un taglio molto pesante di 47 milioni. Speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio questa giunta si faccia carico finalmente di portarci un disegno organico ed una propria visione effettiva della Toscana. Bilancio nettamente insufficiente, il Presidente Gianni lo ha definito work in progress, va bene work in progress, ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato. E poi il martedì successivo, nello stesso fondo che era intoccabile, si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico, un po' a destra, un po' a manca. C'è un fondo di garanzia, sì, l'unica cosa che è stata garantita sono le richieste del Partito Democratico. Poi un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il Presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Dars in Europa, ma i soldi per Dars in Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili. Ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Quindi è un bilancio nettamente insufficiente, che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera, ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali scritti nero su bianco. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo, e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi le province e i comuni, che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno, per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore del turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto, perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono, quindi la responsabilità, non me ne voglia il governatore, ma è doppia da questo punto di vista. La mancanza di una progettualità e il fare un affidamento quasi fideistico ai soldi che arriveranno dal settennato, da PNRR e dal governo fa capire che in realtà, oltre alla progettualità, non ci rimane veramente altro che augurarci che almeno quelle che sono state le richieste avanzate possano andare a buon fine, perché altrimenti
non ci troviamo in situazioni di dissesto di bilancio adesso. Benissimo, con le riprese del nostro operatore Vittorio Rossi da Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, anche per questa volta è tutto. Noi vi ringraziamo della cortese attenzione che da sempre dedicate a questa interessante rubrica e vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Salve a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.